A vederle così, oggi, un bel giorno di sole, le spiagge del Golfo sembrano aver dimenticato il disastro di un anno fa, quando la piattaforma subacquea Deepwater Horizon si incendiò, riversando in mare 1000 barili al giorno di petrolio. Un anno dopo, il 90% della costa è pulita dal petrolio, ma se fate come Susan Shaw, del Centro di Ricerca sull'Ambiente Marino di New York, scoprite che scavando si ha una brutta sorpresa. Sono stata sorpresa nel vedere quanto petrolio c'è ancora. È ovunque, nelle paludi e nelle spiagge. Ma la BP sostiene che il problema è in gran parte superato. In qualche parte è vero, ma in altre parti c'è ancora tantissimo petrolio. È vero che la pesca è ripresa in varie zone, che alcuni granchi, come il blue crab, sono ricomparsi, ma nei mercati bisogna combattere fra la paura dell'inquinamento da petrolio per il pesce del Golfo e quella per il contagio nucleare del pesce giapponese. Anche per questo oggi Obama rilancia la battaglia per una energia pulita e sicura. Ma a un anno dal disastro nel Golfo e a pochi mesi dallo tsunami in Giappone, sembra davvero un obiettivo difficile da raggiungere, almeno in tempi brevi.